abbiamo ascoltato la dedica e quindi dato gli auguri a chi di competenza anche questa mattina, e sono lieta di dare il buongiorno a Enzo Duasio e Maria Zagaria. Buongiorno. Buongiorno a te. Enzo è praticamente distrutto e lo capisco, perché finalmente ho messo il naso e gli occhi ovviamente all'interno di quella che è l'organizzazione dell'Oscar dell'Accademia Total Look. Ma andiamo con ordine e partiamo subito con il servizio che ha preparato la nostra redazione. Grande successo per il 14° Oscar Total Look, gran gala d'acconciatura, trucco, body decoration, ricostruzione, unghie. Il gala di ieri sera nel centro fieristico Esi Puglia decorato dinanzi ad una platea di 2000 persone, con una giuria altamente qualificata del mondo dell'estetica, dell'acconciatura, la presenza di autorità politiche e rappresentanti del settore. Nella cornice incantevole del centro fieristico, venuto sino all'inverosibile, si sono avvicendate in passare le modelle preparate dai partecipanti della scuola, evidenziando acconciature, make-up, body decoration, ricostruzioni di grande impatto visivo e scenografico. A fine serata sono stati reputati i vincitori. A trionfare per la categoria body decoration e Maika Ciccioli, per la categoria make-up face Gabriella Lutito, per quella relativa alle acconciature sposa sera Raffaella Di Cataldo, per la categoria acconciature fantasia primo classificato Fabio Martinelli. Ecco, questo è il riassunto di tutto quello che è accaduto domenica in questo centro. Molto bello, devo dire la verità, ho scoperto un'altra cosa nuova che abbiamo vicino, proprio dietro l'angolo di casa. Però è la punta di un iceberg, è la punta di un iceberg, perché io ero lì dalle 5 del pomeriggio e vi posso garantire che l'aria che si respirava era qualcosa di straordinario. Immaginate, più di 100 ragazzi che lavoravano, ognuno organizzato nella propria area, a questo evento, probabilmente anche della mattina, dalla mattina, con tutti quanti i docenti presenti, ognuno impegnato qui a seguire i propri ragazzi. Chi dedito alle acconciature, chi a visionare il trucco, padrone dell'aria assoluta, Enzo Duasio, che era un grillino, non come quello del Movimento 5 Stelle, ma era proprio un grillo come quello che salta da una parte all'altra e che lo trovi dovunque, onnipresente. E lì mi sono anche resa conto di quanto, insomma, non so perché mi hanno detto un amico, non so Walter da chi ha preso, perché devo dire, sto non ritirando, ma lui fa più di me, perché l'iniziativa è stata mia, però ora è lui che lavora attivamente più di me. È normale, il cervello, l'organizzazione, la scaletta, riempire i puzzle uno alla volta, quindi occorre abbrigazione, poi fino al pomeriggio, alla sera, qualcuno si sente male, qualcuno si ritira, si aggiunge qualcuno, pensare alle musiche, quindi è un lavoro che veramente iniziamo mesi prima. Allora, io ti faccio vedere adesso queste immagini, queste sono tutte immagini che noi invece abbiamo registrato nel backstage significa appunto nella parte di dietro, la parte antecedente, quella che poi è stata la manifestazione del proprio. Non avete idea di che cos'è stato osservare questi ragazzi. Io sono stati magnifici, erano magnifici tutti, perché erano tutti intenti a lavorare, a preparare, a parlare, a confrontarsi, e poi si sorrideva, e poi le fotografie, e poi i colori, e poi chi correva da una parte all'altra, e poi bellissimo, davvero un
una cosa straordinaria, Enzo, davvero, io sento di doverti fare i miei più vivi complimenti perché mi sono resa conto della portata di questo evento. Tra l'altro, pensate, io sono arrivata lì intorno alle 5, dalle 17.30 la gente era fuori che voleva entrare per essere certa di occupare i posti migliori e non perdersi nulla dello spettacolo. Allora, un calcolo approssimativo, beh, sicuro almeno 2000 presenze. Minimo, perché avevamo un parcheggio di 1000 macchine, alla media di 2-3 persone per macchina abbiamo già 3000 partecipanti come spettatori. E poi tutto lo staff dirigenziale, quanti, i genitori, le famiglie che hanno collaborato, e questo è importante. È importante perché riesco a coinvolgere tutti. Una bella organizzazione, perché c'erano molte ragazze che erano a disposizione del pubblico, quindi si assicuravano che trovassero il posto a sedere, davano le informazioni per chi aveva bisogno magari di un coffee break piuttosto che del bagno. Insomma, un'assistenza anche completa. Io devo ringraziare i carabinieri di Corato. Carabinieri, ho visto i vigili del fuoco, ho visto anche voglio ringraziare, voglio ringraziare tutti. C'era anche il dottore, se è capitato qualcosa. Esatto. Abbiamo pensato a tutto, insomma. E non è facile, non per guarda che io ne sono assolutamente consapevole, perché gestire un evento di questa portata è veramente frutto sicuramente di esperienza. Siete alla 14ª edizione, quindi io credo che ogni anno si aggiunge quel livello di professionalità in più, no? Che vi consente di ottenere sempre un prodotto migliore. Sì, migliora anno per anno, e io sono solito riunire tutta la segreteria, compreso i miei, quelli che collaborano con me, i maestri, per valutare, dare una valutazione e vedere i punti negativi. Ecco, vi siete... Non soltanto i punti positivi. No, ma è chiaro, perché poi su quelli che si lavora, su quelli negativi, quelli che si migliorano. Scusami Maria, ma stamattina proprio lui per me era proprio... È importante. Poi, ecco, poi magari ti chiederò la tua di esperienza. Vi siete avvalsi, tra l'altro, di server professionali, vi siete avvalsi ancora della collaborazione di Gianluigi Brizzito, che ha fatto un quadro meraviglioso recitando con una parte di una cattura teatrale. Esatto, c'era la regia. E stiamo diventando professionisti. Un bel service con luci, video, audio. Tu hai visto, programmavamo anche nei proiettori quello che è il backstage. È stata una cosa fatta per me. Sì, devo dire davvero lodevole. Tra l'altro, con l'ausilio evidentemente anche di sponsor, hanno evidentemente investito in maniera intelligente, scegliendo ovviamente la professionalità, e quindi per poter dare. Ma c'è stato soltanto un co-marketing con gli sponsor. Ah, ecco. Sì, questo voglio dichiararlo, non chiedo soldi a nessuno, quindi c'è stato un po'... Una collaborazione, sì. Allora, affiancare nella realizzazione. Ma io sto investendo in questo perché non tutti conoscono la nostra realtà. E per esempio, noi abbiamo fatto una trasfilata in un locale tra Andria e Minervino, e loro, anche se sono di Andria, non conoscevano, tra virgolette, conoscevano la Total Look, ma non la qualità. Ma io devo dire, invece, sono andata via molto soddisfatta, perché mi rendevo conto, mentre camminavo, a parte tra i ragazzi, perché tanti li ho riconosciuti, i docenti li ormai li conosciamo tutti,
ma mentre camminavo tra le persone mi arrivava eco: ah, la signora Mary, sì, la signora di Amicanova che fa il programma con la Total Look. Beh, quelle sono le piccole soddisfazioni. Anche no? Mass Media ci hanno onorato della loro partecipazione. Ho visto, c'erano quindi anche altri colleghi di altri emittenti, ho visto. E quello fa piacere a tutti, insomma. Ma io devo fare una punta di non di rimprovero. Su di noi c'è un'invidia, ma credo, io parlo per chi, diciamo la concorrenza, chiamiamolo come si dice, noi non facciamo male a nessuno, noi vogliamo soltanto, non vogliamo pestare i piedi, ma non è nel mio interesse andare a invadere il campo degli altri. Io faccio la mia strada, il mio motto è dedicare 30 secondi per criticare l'altro, io questi 30 secondi lo impiego per la mia azienda. Ti fa onore. Ma è inutile parlare degli altri, ognuno deve fare quello che può e quello che è capace. Noi abbiamo un'esperienza quindicennale, ventennale, quindi non devono aver paura. Certo. Noi facciamo le nostre cose. Pensa invece quanto sarebbe bello essere uniti alla fine, perché si ha la consapevolezza che si aprono le porte al lavoro a centinaia di giovani. Ma non capiscono. Vedi il punto di vista, no? Invece è importante. Avere un colloquio con queste persone, amichevole. Non è detto che non accada. Non è detto che non accada. Noi dobbiamo pensare ai giovani, non dobbiamo pensare alle nostre cose, alle nostre situazioni. Hai ragione. Poi tra l'altro, insomma, io immagino, no, una collaborazione che potrebbe essere creata proprio per migliorare questa presenza sul territorio, rafforzarla, rinforzarla, no? Va bene. Michele, se abbiamo altre immagini del backstage, anche se non sono montate, non ti preoccupare, mandiamole a Spezzoni, perché secondo me è stata la parte veramente bellissimo lo spettacolo, ma quella parte lì sa di vita, sa di gioia, sa di questi mille colori. Allora, ieri io avevo fatto una premessa al servizio, appunto, che sarebbe dovuto andare in onda. E in questo servizio, no, parlavo proprio della magia che si respirava nel backstage, perché quei ragazzi non pensavano alla crisi, non pensavano alla politica, non pensavano al calcio, non pensavano ai problemi che ci sono nel tessuto sociale, pensavano alla realizzazione del loro sogno, e vederlo così, proprio concretamente, toccarlo dal vivo. Sì. È stata un'emozione, davvero un'emozione grandissima. Questo per è il me. Senso giusto. Davvero. E questo davvero, è il senso giusto. Davvero. Non è retorica, ma no, è il senso no, giusto. No, Maria. Giusto. Infatti noi diciamo sempre ai nostri allievi, a chi si accinge a partecipare a questa manifestazione. E se tu sei stanca? Truccata ma stanca. È perché... Allora, sia i ragazzi che noi docenti ce la mettiamo tutta, dicevo poc'anzi, inculchiamo nelle loro menti l'idea che questa non è una competizione, ma uno spettacolo che noi insieme a loro dobbiamo rendere strepitoso, bellissimo. Ognuno deve pensare a fare il suo bene. E vederli mettersi in gioco con quello che hanno imparato fino, perché ci sono ragazzi del primo anno che hanno realizzato acconciature spettacolari, la loro è l'idea. Vedi, la proprio, loro, le famiglie per ma gli tu altri. Guarda, esatto, tu guarda anche guarda le loro questa, facce, tu guarda le loro facce sorridenti, tutti convinti, entusiasti, con gli animi a mille, perché si cerca di fare tutto nella perfezione, insomma. Quindi... Ma anche i modelli sono anche i nostri ragazzi, non tutti, però se uno non si sente di partecipare... Qui c'erano dei miglior fiori di ragazzini, sono belli, sì. Madonna, ce n'erano alcuni belli, che erano proprio belli. Ma proprio belli, 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 come Dio comanda. Poi anche ricordi il casting che abbiamo fatto, quindi c'erano tante ragazze che hanno partecipato. Che hanno partecipato al nostro casting, quindi stiamo creando anche un'altra struttura similare. Sì, no? Mi ha accennato, mi è stato presentato qualcuno che mi ha fatto capire, però io finché tu non ne parli non dico nulla a riguardo. Ma l'Oscar si prepara da molto. Ecco, vediamo questo, io sono nessuno, ecco,
se uno lì c'era un richiamo alla parte proprio artistica con la regia di no, Luca. Lei ha sfilato con due cani perché lei ama gli animali e faceva la parte di questo di questa barbona di strada. Brava. Quindi questo è il senso, non diciamo fa i capelli, quella non aveva, quella ragazza non aveva niente di capelli, è il progetto, è sfilare, ecco la mia pazzia. Era un messaggio da dare. Quindi non è che non è un concorso, gli altri fanno un concorso, questa è la moda, fate questo tipo di lavoro, no. libero, brava. Libero spazio, libera scelta, qualcuno ha scelto come riferimento delle fiabe, avete visto per esempio in apertura c'è stata la Sirenetta, carinissimo, un personaggio che è stato proprio un personaggio, avete visto all'inizio, le riprese proprio all'inizio del backstage fanno vedere la Sirenetta, lì è stato fatto un lavoro con un pennellino che voi non avete la più pallida idea della pazienza, veramente. Sono opere d'arte, bisogna... Vero. Allora, aspetta, interrompiamo qui le immagini, perché non abbiamo più tempo, le sfruttiamo per la prossima puntata, e quindi torneremo sicuramente a parlare sia con Maria che con Enzo, parleremo ancora dell'Oscar, della Total Look, poi saremo in grado, appena entreremo in possesso del DVD, di farvi vedere proprio la parte finale, chi è stato premiato e tutto quanto il resto. Intanto possiamo anticipare alla prossima puntata. Senz'altro. Grazie Enzo, Prego. Grazie Maria per essere stati con me questa mattina e per avermi fatto vivere questa grande emozione in mezzo a questa bellissima gioventù. E spero che questa emozione vi sia arrivata tutta, cari amiche, perché poi alla fine è questo quello che noi vorremmo ottenere. Adesso diamo la linea alla regia, noi ci rivediamo subito dopo con Enzo e Maria. Appuntamento a venerdì.